Adesso però Resumen la cosa è ricostruita. La questione, come al solito, tu sai che Resumen ha questa difficoltà, che su un argomento ti scrive 600.000 pagine. Questo è il punto. Allora, probabilmente, se Tiziano è d'accordo, noi potremmo insieme cercare di fare una selezione delle cose sul Venezuela, perché noi abbiamo una raccolta enorme di Resumen, e ci concentriamo su quelle, no? Va bene? E qui mi sembra, io credo questo, ha fatto una prima indagine su questo materiale, noi possiamo presentare una sorta di relazione per capire come collegarsi, espandersi, eccetera, perché può darsi che sia necessario con il Brasile, può essere con l'Argentina, no? Allora anche non preordinarlo, ma vedere un po'. Anche dal punto di vista linguistico la cosa cambia. Quindi io credo che noi nel giro di una settimana questo lo possiamo fare, insomma, no? E diciamo, tra una settimana noi presentiamo un po' questo schema con proposte di sviluppo, di organizzazione della faccenda. Quindi tra una settimana potremmo vederci per questo, dicevi, o faccio la girare? C'è internet, okay. Che diavolo, se no, okay. Convocare una riunione per convocare un'altra, no. Io ho già parlato anche su questa cosa futura, poi, che faremo con i venezuelani che stanno in Italia, perché a Roma in particolare ci sono due circoli bolivariani, sì. Una a Roma e una a Latina, che è quello, poi quello centrale è quello di Latina. Eventualmente poi coinvolgeremo anche loro nella fase finale. Certamente, come no. Tra l'altro noi abbiamo un compagno alla tira che finalmente dovremmo mettere in movimento. Antonio Galone. Ah, ho trovato. Che voi sapete che significa Università Cittadina Latina? Sì? C'è un'università latina, magnifica. Nel quartiere Littoria. Per cui, per esempio, la professoressa Anna Ieroviniz, docente di francese a Roma, ha vinto la cattedra che sta a Roma, perché l'università non ha sede. Non ha sede. Cioè c'è l'università ma non ha sede. Cioè fisicamente? Ma fisicamente non c'è. Però giuridicamente c'è. E lei ha la cattedra di francese. Non può insegnare perché non c'è fisicamente l'università. Dico l'Italia. Il sindaco Aimone a Finestra. Certo. Vabbè. Allora, restiamo così per questa faccenda, sì, della... Sì. Il compagno ci deve... Sì, Franco... No, volevo ricordare... No, spiega. Sì. Magari qualcuno non lo sa. No, siete in Italia per commemorazioni degli eroi di aprile, che partiamo qui domenica alle 4. Oh, però scusate, io qui insisterei, io prendo la palla al balzo. Io ho già fatto presente al compagno una necessità. Noi andammo il primo maggio in Sri Lanka, stabilimmo delle relazioni, poi andavano altri compagni nostri al congresso dei giovani, scrivemmo delle cose. Io ho l'impressione che sarebbe importante stabilire in modo regolare un invio di materiale da parte loro verso noi, impegnandoci noi con la nuova unità e con altri organi possibili a pubblicare questo materiale, perché spesso è un materiale che spiega meglio le cose. Per esempio, la complicità della Chiesa Cattolica con i Tamil è una cosa fondamentale, perché questi sono dei briganti assassini, no? E distruggono le tradizioni e li sostituiscono con cose cattoliche. Per cui, per esempio, la Chiesa Cattolica è responsabile attraverso il Tamil della distruzione di opere d'arte, per lì, che vengono sostituite con templi della Chiesa Cattolica, i pacifisti cattolici. Vabbè. E l'opera di divisione di Sri Lanka è un'opera imperialistica. Ma l'importante è poterlo documentare, e ci sono non a caso, come per la Palestina c'è in mezzo la Norvegia, e per esempio la cosiddetta pacere, appunto. Ecco, per cui io, se voi siete d'accordo, cercherei di insistere con i compagni del partito per stabilire in maniera un po' più precisa questo rapporto di collaborazione. Senz'altro.
ovviamente tutti gli esponenti, certo, se siete interessati. Poi invece venerdì 11 da noi c'è il fratello di uno dei cinque patrioti cubani incarcerati in Florida, che è l'avvocato di uno dei cinque, René Gonzalez. Esatto, di Gonzalez, del compagno Gonzalez, che con Italia Cuba, insomma, Roma Centro, quello con cui collaboriamo, che è quella un po' meno peggio, diciamo, nel panorama disastrato dell'Italia Cuba nazionale, e con l'ambasciata cubana. Lunedì c'è una cosa proprio all'ambasciata, alle 5 del pomeriggio, l'ambasciata cubana. Invece venerdì 11 da noi al centro di iniziativa popolare alle 18.30, ci sarà un incontro all'Alessandria. Via delle ciliegie. Via delle ciliegie 42 all'Alessandrina. Sta alla fine. Certo, certo. Per penetrare dentro Baghdad, Michele. Devi stare attento che c'è lo scalino, zoom. Esatto. Stai nel vuoto. Pensa la cena. L'email tra 48 ore sarà in funzione. Ilice Pizzullo. Ilice Bruzzo. Ilice Bruzzo. Omaggio, hai capito? Omaggio Bomba, un compromesso tra vita portale e vita celeste. Come gli interisti, come gli interisti, sono gli interisti del mondo. Tu lo sapevi, Andrea. No, Andrea, però. Scusami, Luca, sì, questo è un po' netto, scusa. Poi ho detto, entro 48 ore credo che sia più. Tu ce l'hai, tanto di un messaggio. No, aspettiamo che siano, che poi per evitare i virus, vedete, quando lì ha firmato, però c'è altro. Non è che è nato il volantino che è dallo stesso nel comitato regionale. Perché io lo mando a Marturo, da tutte le energie del mondo. Ma Paolo, ma poi non mi hai fatto venire. Vabbè, comunque mi devi fare la cellula delle RDP, che tanto non c'è speranza. Ormai la CGL. Io volevo mettere qualcosa. Questo era la